Cerimonia di premiazione lo scorso 11 dicembre a Palazzo Lascaris del concorso Gianni Oberto per la tesi di laurea dedicata alla lingua, letteratura e cultura piemontese. I primi tre classificati hanno presentato elaborati, rispettivamente sulle lettere di Franco Balbis, martire del Martinetto, sulla Vercelli del 1613 e sul lessico italiano in Piemonte e a fine Cinquecento. Sono molto felice di aver vinto con questa tesi che si occupa delle lettere del capitano Franco Balbis, che è stato un eroe della Resistenza, uno dei membri del CLN torinese, che è stato fucilato insieme a Perotti, Giambone, Braccini e altri proprio nell'aprile del 44 al Martinetto. In particolare la mia tesi si occupa delle lettere che Balbis ha mandato ai genitori durante i lunghi mesi della campagna in Nord Africa. Sono molto fiera di questa vittoria. La mia tesi parla di Vercelli, ho scelto questa città perché è la città in cui ho studiato e conosco il suo territorio e ho studiato l'amministrazione della città all'inizio del Seicento e i suoi rapporti con Torino e quindi come veniva gestita a livello di amministrazione del Piemonte Sabaudo. Se sarà possibile vorrei proseguire gli studi su altre città del Piemonte, sempre sul Seicento. Allora, io sono molto felice di questa vittoria, ringrazio la commissione per aver giudicato, di aver valutato positivamente il mio lavoro. Io ho trattato del lessico dell'inventario dei beni mobili di Andrea Roero di Calosso, studiando l'italiano regionale del 1577.